Niente ricetta oggi, però vi voglio far vedere una cosa interessante che si può fare con i porri. Quando comprate i porri, aspettate prima di buttare via tutti gli scarti, minestrone, qualsiasi cosa. Fate prima questa cosa, perché è una cosa simpatica, una cosa carina. I porri in fondo hanno le radici, che ce le abbiano così o che ce le abbiano tagliate è lo stesso, però quando scartate, invece di scartare un centimetro, come si fa di solito, mezzo centimetro, scartatene un pochino di più. Questa cosa è un gioco, cioè ragazzi, non è che uno deve fare sto lavoro per risparmiare 1 euro di porri, però è una cosa molto simpatica che si può fare a casa, si può fare con i ragazzi, oppure uno lo può fare anche per soddisfazione personale. Tagliate i porri, guardate, la radice, la parte tagliata, no? Ne ho tagliato, ne ho lasciato qualche millimetro in più rispetto a quello che di solito si scarta quando si scartano gli avanzi dei porri, dopo che avete fatto il minestrone. Vedete, questo c'ha anche le radici mezzo tagliuzzate, ma va benissimo, anche se sono un po' più rasate di così. A noi ci serve questo. Questo lavoro si può fare anche con radicchio trevisano, se volete. Preparate i vostri scartini di porri o, come vi dicevo, di radicchio. Cercate un contenitore di plastica o di vetro che abbia la misura per contenerli un po' alta, per contenerli un po' stretti dentro. Cominciamo dal più grosso. E li cacciamo dentro, eh? Magari facciamo un po' fatica, poi se ce l'avete un po' più comodo di così, va bene, io questo avevo, questo uso. E ce li faccio stare un po' stretti perché così stanno dentro. Ecco. Non gli fate male, eh? Non preoccupate, se si rompe qualche radice non importa. Adesso noi da qua faremo nascere delle piantine nuove di porro, che dopo le metteremo anche in terra e oltre ad essere belle ce le possiamo anche mangiare. Diciamo che è così una soddisfazione, un gioco, è molto bello da fare. Ho rotto un po' di radici, ma non fa niente. Adesso ci metto dell'acqua fredda, normalissima. Ma non devono essere immersi, eh? Bisogna stare, diciamo, un mezzo centimetro sotto, quello che è la parte tagliata. Devono essere immerse soltanto la parte radiciosa, ecco, non troppa acqua, sennò poi marciscono. Le teniamo in casa. Le metto in un posto luminoso. Tengo d'occhio l'acqua, ogni 2-3 giorni magari gliene aggiungo un pochino, in maniera di tenerla sempre a questo livello qua. Io abito sotto le Alpi, qui fa freddo e quindi la tengo in casa. Se voi abitate in Calabria o in Sicilia, questa cosa la potete fare tenendole anche fuori dalla finestra, vicino al giardino, basta che hanno luce, eh. Adesso lasciamoli in pace qualche giorno, stiamo attenti che non restino senza acqua e ci vediamo tra qualche giorno. Sono passati 10 giorni, da uno è venuto fuori una piantina. Guardate che bella che è. Gli altri due ancora niente, però sono paziente. Ci rivediamo tra altri 4-5 giorni. È passato qualche giorno, uno è rimasto, gli altri due non l'hanno buttati, però non sono morti, quindi adesso io li metto in vaso e metto tutto in vaso e vediamo cosa viene fuori. Vasetto con del terriccio, è terriccio normale, universale, quello che vendono al brico per capirci, ecco, e l'ho mischiato con qualche manciata di sabbia fine, così resta più drenante, non fa ristagno. Con cura tiro fuori i cisponi che avevo incastrato dentro. Se si taglia qualche radicina non fa niente. Comunque comincio da quelli che non hanno fatto il germe, il germoglio, perché sono sicuro che lo faranno. Ecco, e per ultimo quello col germoglio, perché non vorrei rovinarlo. Vi faccio vedere. Dopo un po' non si può più tenere nel vaso, perché altrimenti qui sotto, vedete, le radici incominciano a marcire e dopo muore il germoglio, quindi bisogna metterlo in terra per forza. Faccio un pochino di spazio. Faccio un buco praticamente dentro nel vasetto e ci metto il mio germoglio senza spingere troppo perché altrimenti spacco le radicette sotto e ci metto la terra è molto secca, quindi dopo quando la bagno questa andrà giù, eh. Ci metto anche gli altri radicioni che non hanno fatto il germoglio perché secondo me lo faranno, se poi non lo fanno pazienza. E ci metto anche il terzo. Con un pochino di terra che avevo tenuto da parte riempio bene tutti i buchi. Anche se si copre un pochino di terra i cispoli, le radici non fa niente. Comunque metto un po' di terra in eccesso perché, come vi dicevo, quando la bagno questa andrà giù. E bagno. Perché questo lavoro di farlo prima nell'acqua e poi dopo nel vasetto? Perché l'acqua lo fa germogliare, però dopo quando serviranno i nutrienti per far crescere la pianta serve la terra. Rimetto la pianta in casa perché siamo in febbraio, marzo, fa ancora troppo freddo fuori per un germoglio così delicato, quindi me la tengo in casa vicino alla finestra e ci aggiorniamo tra qualche giorno. Buongiorno, sono passati ancora pochi giorni.
Si sta aprendo sopra qui. Volendo è già buono, tagliato fine fine, lo metti nell'insalatina, ma ormai mi sono affezionato, lo faccio crescere. Che bella giornata, oggi è una giornata bellissima, primaverile. Allora, questo sta crescendo, adesso è inutile che vi faccio vedere, anzi ne sta spuntando anche un altro, piccolo piccolo, non so se si vede. E sta crescendo anche altra roba, non so cosa sia, gli sarà caduto dentro qualche seme. E comunque questo è molto facile da fare, provate a farlo anche con il radicchio, con la cipolla e con altre verdure che hanno la radice, insomma, le lasciate un pezzettino e dà soddisfazione, adesso si aprirà, diventerà cicciotto, però non lo metto nel minestrone, l'ho chiamato, gli ho dato un nome, si chiama Agata, mi sono affezionato.